Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con il tuo Spirito. Con il canto registrato del coretto siamo stati introdotti a questa serata del Giovedì Santo. Certamente è una celebrazione solenne, con la presenza di tante persone, con la presenza dei genitori, di alcuni genitori, dei ragazzi che ricevono i sacramenti dell'iniziazione cristiana per la lavanda dei piedi. Momento di gioia, momento di festa, anche se non c'è nessuno in chiesa, anche se non ci sarà la lavanda dei piedi, deve essere comunque una messa di gioia e di festa, perché noi questa sera ricordiamo, tra l'altro, l'istituzione dell'Eucaristia, cioè la volontà del Signore Gesù di essere sempre presente in mezzo a noi, di restare sempre accanto a noi, attraverso appunto il sacramento dell'Eucaristia. E questo veramente deve creare in ciascuno di noi un sentimento di gratitudine, di riconoscenza, di gioia e quindi anche di festa. Iniziamo la celebrazione con riconoscerci peccatori e quindi ancora una volta bisognosi del perdono di Dio. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. In questo momento, prima della recita del Gloria, sentiremo anche il suono delle campane a festa. Purtroppo in queste settimane abbiamo sentito soprattutto il suono delle campane che salutano una persona che ha terminato il cammino su questa terra. Questa sera invece sentiremo suonare, come sempre, il Giovedì Santo, le campane a festa, e poi un tempo si legavano le campane, oggi non è più così, comunque rimarranno ferme fino alla sera del Sabato Santo. Quindi se in casa sentite suonare campane a festa, proprio perché vogliamo in questo momento innalzare al Signore la nostra preghiera di lode, dicendo: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convinto
iniziale del suo amore. Fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e a Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiare. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato dell'anno. Potete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porrà sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. Quella notte ne mangeranno la carne con stipa al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito della terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Vi sarà tra voi flagello e sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi hai fatto? Che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e lode. Così amatevi anche voi, più degli altri. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questo gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi né te. Gli rispose Gesù: tu non mi laverai i piedi né te. Se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Lode a Dio Cristo. Carissimi, come già sapete, inizia oggi il triduo pasquale, che è il centro della vita del cristiano, del cristianesimo. Eppure, avendo la possibilità di assistere ai riti trasmessi dai media o attraverso i social, non saranno pochi quelli di noi che avvertono una malinconia, una nostalgia per quella messa con il rito della lavanda dei piedi,
qualcuno mancherà quella preghiera silenziosa che da un po' di tempo a questa parte avveniva nello scurolo dopo questa celebrazione. Quella preghiera, come si diceva, per far compagnia a Gesù e per ricevere la compagnia a Gesù, da Gesù Eucaristia. Qualche anziano ha detto che nemmeno durante la guerra chiese e scuole erano chiuse. Ma per la guerra in corso contro questo terribile virus, il coronavirus, non ci è dato nemmeno il conforto di sedere qualche attimo fra i banchi delle nostre belle chiese per partecipare ai riti. E forse oggi, nel Giovedì Santo, siamo più portati a pensare al buio di quella notte, la notte del bacio che tradisce, la notte dell'abbandono da parte degli amici più cari, la notte del processo iniquo basato su falsità e menzogne, la notte dei 30 denari per un'ingiusta condanna. Sono esperienze terribili che possono toccarci, e questi tristi tempi di nuove pestilenze ci fanno sentire traditi, abbandonati, in balia di tante incertezze e paure. E certamente siamo tristi. Ma questo è solo un approccio parziale al Giovedì Santo. Prima del Getsemani, in questo giorno, ricorda l'ultima cena, un momento di intimità, di gioia, di convivialità, di familiarità tra Gesù e gli Apostoli, tra gli Apostoli e Gesù. Una sera nella quale Gesù lava i piedi ai suoi amici, condivide il pane, fa loro bere il vino dallo stesso calice. E dite, fate questo in memoria di me. Questi suoi gesti squarciano il buio di quella notte. E se li ripetiamo, hanno anche oggi il potere di squarciare il buio di ogni nostra notte. E allora in questo Giovedì Santo dobbiamo ancora di più guardare a quelle luci che sono più forti del virus della pandemia. Quelle che si accendono grazie a medici, infermieri, volontari. Quelle che accendono le persone, molti giovani, in strutture di assistenza e carità. Quelle che si accendono per operai che lavorano per non far mancare i necessari. Di imprenditori che riconvertono le loro fabbriche per rispondere alle priorità del loro presente. Quelle accese da tante persone che aiutano vicini, parenti, sconosciuti, per lo più deboli e fragili. È buio questo Giovedì Santo, ma quanta luce c'è per vincere questo buio. E sembra già intravedere qualcosa della Pasqua. Come già ricordato, la giornata odierna istituisce il sacramento dell'Eucaristia, celebra l'istituzione di questo sacramento da parte del Signore Gesù. Al centro, come abbiamo sentito nel Vangelo, non le parole di Gesù sul pane e sul vino, ma un gesto e un verbo. Il gesto della lavanda dei piedi e il verbo amare. L'amore di Gesù che non nasce solo da buoni sentimenti, ma da una ben precisa consapevolezza. Si avvicina il momento decisivo, il momento in cui Gesù entra nel mondo di Dio, nel mondo del Padre, sapendo che era giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre. È il momento decisivo, il più importante. Un momento che, se vissuto male, avrebbe potuto cancellare 3 anni di cammino, di condivisione, di preghiera, di segni compiuti. E Gesù decide di vivere bene
questo momento, decide di viverlo amando, come dice Giovanni, amando fino alla fine, fino all'estremo, fino al massimo. Mi piace tanto che nel Vangelo si scriva che Gesù amò i suoi che erano nel mondo. Mi piace perché ancora una volta ci viene detto il nostro nome. Noi siamo i suoi. E mi piace per l'universalità della dimora, quelli che sono nel mondo. Cioè un amore che abbraccia ogni uomo, il mondo intero, un amore che abbraccia tutti. In forza di questo amore che si dona fino alla fine, nasce la comunità dei suoi. Ripeto, noi siamo questi suoi. La Chiesa nasce dall'amore. La Chiesa nasce da questo amore. Un amore che molto concretamente è, come abbiamo sentito nel Vangelo, alzarsi da tavola, deporre le vesti, cingersi il grembiule, versare acqua, asciugare i piedi, rivestirsi e rimettersi a tavola. Ci lascia questo gesto come una responsabilità. Ce lo lascia Gesù con le stesse parole che gli altri evangelisti gli mettono in bocca quando dà ai suoi discepoli il pane e il vino. Fate questo in memoria di me, affinché come io ho fatto a voi, anche voi lo facciate. Era un gesto tradizionale di accoglienza, quello della lavanda dei piedi. Non necessariamente un gesto servile o umiliante, ma un gesto che esprime premura, dedizione e rispetto. Gesto che faceva la moglie verso il marito, che faceva la mamma nei confronti del figlio. Un gesto di amore vissuto nell'intimità della famiglia e della casa. Ed è bello che il Vangelo collochi l'ultima cena di Gesù non nel tempio sontuoso, non nella sinagoga, ma nel segno di questa intimità, l'intimità della casa, l'intimità della famiglia, l'intimità dell'amicizia e della fraternità, fatta di gesti semplici e solidali. Anche se questo gesto Pietro non lo vuole. Gesù, tuttavia, quasi con forza, chiede a Pietro che siano lavati i piedi. È interessante, quel maestro ci tenga a dire lavatevi i piedi gli uni gli altri. Cioè il cristianesimo è mettersi in ginocchio davanti ai piedi degli altri e non ai nostri. La fede in Gesù la si consuma solo a vicenda e mai nella solitudine. Lasciarsi lavare i piedi e lavare i piedi agli altri. Volesse il cielo che ci riprendessimo questa vocazione primordiale a liberare gli altri dalla sporcizia della terra che hanno calpestato, dalle ferite profonde di chi è stato tradito o ha dovuto ascoltare repentinamente per altre vie a causa di forze maggiori. Se non ci carichiamo della storia degli altri e non lasciamo che gli altri facciano altrettanto con noi, allora non sederemo mai a tavola. Non sperimenteremo mai la vertigine dell'amicizia, dell'intimità, degli sguardi e dell'intesa. Per concludere, vogliamo lasciarci lavare anche noi, e ci lasceremo lavare anche noi per ereditare il suo amore, quindi essere anche noi capaci di vivere come Gesù. Ci lasceremo lavare anche noi per condividere il suo destino, ovvero saper spezzare il pane e la nostra vita per il bene, la gioia degli altri, come tante persone
stanno facendo anche in questo momento. Ci lasceremo lavare anche noi per entrare in comunione, cioè scoprire che possiamo fare gli stessi sogni di Dio. Fratelli e sorelle, in questa sera che apre i giorni della Pasqua e nella quale il Signore Gesù ci consegna ancora una volta il comandamento dell'amore, apriamo il cuore alle necessità di tutti gli uomini. Il Padre ascolti la voce dei Suoi figli, dia concordia e unità alle Sue Chiese, la pace al mondo, la risurrezione agli afflitti. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, presente in tutte le regioni del mondo come popolo di Dio radunato dallo Spirito, sappia donare Cristo agli uomini facendosi serva, mostrando una predilezione per i più poveri ed abbandonati. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i ministri della Chiesa, Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, i sacerdoti che operano nelle nostre comunità, possano offrire un esempio di vita evangelica che renda credibile quello che annunciano. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti amministrano la cosa pubblica, imparino da Gesù che il potere autentico consiste nel servizio, specialmente reso ai più poveri e abbandonati. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti sono vittime dell'epidemia di Covid-19, a tutti siano assicurate le giuste cure, ai medici e agli infermieri il necessario per poter offrire validamente il loro sostegno per risollevare gli ammalati. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti quelli che desiderano l'Eucaristia, ma non vi si possono accostare, e per quelli che si ritengono troppo lontani dal Signore, ricevano dallo Spirito la forza per continuare a cercare la Sua volontà. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Giovedì Santo, al mattino, solitamente i sacerdoti con il Vescovo si trovano in cattedrale per rinnovare le loro promesse sacerdotali e per la consacrazione e benedizione dei nuovi ordini. Chiaramente quest'anno questo non è avvenuto. Ed è anche l'occasione in quella celebrazione per il Vescovo per ricordare i sacerdoti defunti dell'anno precedente. Ecco, quest'anno sono deceduti 17 sacerdoti dallo scorso anno della messa crismale alla fine di febbraio, e poi ne sono morti dal 6 marzo fino alla fine di marzo ben 25. Affidiamo tutti questi sacerdoti alla misericordia del Signore perché possono in cielo cantare per sempre la liturgia. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Radunato, Signore, in comunione con tutto il tuo popolo per celebrare il solenne inizio della Pasqua, ascolta benevolo la nostra preghiera. Con umiltà ti supplichiamo. Purificaci da ogni elemento di malvagità. Trasforma una stirpe nuova quanti siedono insieme alla tua cena e fa che per tua grazia meritiamo in questo convito di salvezza sia il pane terreno, sia il pane del cielo. Poiché tu sei vita dei vivi, salute dei malati, il riposo dei defunti per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guarda questa offerta, guarda noi, Signore, tutto noi ti offriamo per unirci a te.
Santificate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e per tutta la sua santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore, di partecipare dignamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore, si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpo. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nella chiesa della tua venuta.
Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali e concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai la regna, tu la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò. Figlia, respiro fino a quando tu
qui davanti a noi Gesù Eucaristia per un brevissimo momento di preghiera personale, di adorazione, in modo del tutto eccezionale quest'anno Gesù Eucaristia, dopo questa Santa Messa, rimarrà qui in chiesa, non un luogo a parte per noi lo scuro, rimane qui perché se qualcuno ha la possibilità di passare per la chiesa perché ha delle commissioni da fare, non perché deve uscire appositamente, ecco, può incontrare Gesù Eucaristia e rivolgere una preghiera. Ecco questo brevissimo momento di adorazione e poi la conclusione della celebrazione. Preghiamo. Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione, a conclusione di questa celebrazione, ricordo domani, Venerdì Santo, giornata di Mangolo di digiuno, giornata in cui ricorderemo la passione e la morte di Gesù in croce. Lo faremo alle ore 15. Verrà anche questo momento trasmesso, quindi chi può, lo invito a collegarsi con noi per vivere questo momento importante, intenso, di preghiera, per ricordare appunto domani alle 15 la morte di Gesù in croce. E poi domani sera alle 20:30, assolutamente era la solenne processione con il Cristo morto, che vedeva sempre la presenza di tantissime persone. Chiaramente quest'anno non si può, comunque ci sarà una processione, la processione con il Cristo in croce. Ci sarò io con il crocifisso, ci sarà un'ambulanza della barca, ci sarà la protezione civile con la sua macchina e ci sarà l'aula degli alpini. Ambulanza, richiamano i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, la protezione civile,
che ha fatto tanto in queste settimane, e così pure anche gli alpini. Ecco, sono tre associazioni che hanno avuto un ruolo e hanno un ruolo molto importante in questa situazione di emergenza per il coronavirus. Ecco, saremo noi, insieme al sindaco che rappresenterà tutta la comunità, che faremo un percorso particolare. Usciremo da questa chiesa alle 20:30, ci porteremo all'incrocio con via Donizetti, quindi dove è l'attuale florista, e lì verrà data la benedizione con il crocifisso. Da lì poi scenderemo e andremo fino all'incrocio di via Rapagna, e lì verrà data una seconda benedizione, un secondo momento di preghiera. Infine ritorneremo indietro e ci porteremo al cimitero, e lì concluderemo la nostra processione. Ecco, tre soste, tre tappe, con tre benedizioni, perché il Signore abbia ad allontanare dalla nostra comunità e dal mondo intero questo terribile virus. Vi invito naturalmente a stare in casa e a seguire dal balcone, dalla finestra, questa processione, e a porre sulla finestra, sul balcone, i classici impini, come avviene solitamente il Venerdì Santo, per dire: ci siamo, vogliamo partecipare anche noi, anche se dobbiamo stare in casa, comunque partecipiamo con questo piccolo gesto e con la nostra presenza alla finestra, sul balcone. Quindi invito veramente tutti, anche quelli magari che abitano non sul tragitto della processione, comunque a portarsi sul balcone e comunque ad accendere qualche lumino, come accendere una candela. È un momento, mi auguro, veramente importante e significativo per il nostro cammino nel giorno del ricordo della passione e della morte del Signore Gesù. Vediamoci anche un giorno che dia a tutti noi fiducia e speranza per continuare al meglio il nostro cammino. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio. Buona serata a tutti. Le ombre si distendono, scende ormai la sera, e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre, perché sappiamo